Salve a tutti, sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo di un cold case, cioè un caso irrisolto, grazie all'intervento del sociologo ed esperto in criminologia clinica, Vincenzo Delisio. Questo è il caso, il famoso caso Rapalli-Bossi. Prima però vi invito ad iscrivervi al canale e a selezionare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. Salve a tutti, sono Vincenzo Delisio, sono un sociologo della devianza e da circa 10 anni, 10 anni anche più, mi occupo di tematiche criminologiche, soprattutto in ambito esoterico. Ho scritto anche, ho pubblicato anche un paio di libri, l'ultimo edito dai Quaderni del Bardo. E dal titolo Dai vecchi, dagli antichi altari al culto di Satana, è uscito pochi giorni fa e ho avuto l'onore di pubblicarlo e di scriverlo insieme alla carissima collega amica Antonietta De Palma, una esperta, una grande studiosa di criminologia esoterica, quindi molto esperta. Il caso di oggi è un caso particolare, un cold case, e risale agli anni 90. Tutto inizia nel pomeriggio del 7 settembre 1996, quindi siamo fine estate. I cacciatori, mentre si camminano tra i boschi della Cisa, in provincia di Carrara, si imbattono in un cadavere, trovano un cadavere. Naturalmente sono scioccati, è inutile entrare nei dettagli in che condizioni trovano il cadavere, quel cadavere, insomma, è mummificato, quindi inutile entrare nei dettagli. Vicino al cadavere notano vari oggetti, un paio di occhiali, un orologio ancora funzionante, un portapatenti senza documenti. Un tantino più a distanza di qualche metro, poi notano una pietra, una candela non accesa. Una candela non accesa e notano degli accendini e una corda bianca di oltre 1 metro appesa sul ramo su un albero, sopra un albero. Quindi naturalmente scioccati, chiamano, allertano le forze dell'ordine. Dopo due giorni Fabio Rapalli ha un nome, la vittima, cioè il cadavere ha un nome e cognome, Fabio Rapalli. Un 31enne scomparso da Montù Beccaria nel Pavese 4 mesi prima, esattamente il 19 maggio del 96. Naturalmente iniziano le indagini, ovviamente. I testimoni sostengono di aver visto qualche giorno dopo la scomparsa il Rapalli aggirarsi tra le bancarelle del mercatino cittadino di Castel San Giovanni. Ricordiamoci questo nome, Castel San Giovanni in provincia di Piacenza. È un nome di questo paese è importantissimo. Fabio Rapalli, lui era di Pavia, provincia di Pavia, abbiamo visto. Quindi iniziano le indagini, praticamente iniziano in salita perché ci sono vari punti oscuri. Primo punto, novembre 96, quindi 2 mesi dopo il ritrovamento del cadavere del Rapalli, trovano la moto della vittima proprio nella zona esattamente a novembre, il 2 novembre, quindi ripeto, 2 mesi dopo, trovano la moto della vittima. Nella zona dove è stato ritrovato 2 mesi prima il cadavere di Rapalli. Dopo i vestiti, un altro punto oscuro. I vestiti al momento del ritrovamento sono gli stessi che aveva il Rapalli il giorno della scomparsa, esattamente 4 mesi prima, 4 mesi prima, a maggio. Ma notizia più
scioccante è che gli, dopo l'esame autoptico si risale al giorno della morte, praticamente i primi di luglio, un mese e mezzo dopo la scomparsa. Quindi in un mese e mezzo non si sa che fine, dove è stato Fabio Rapalli. Naturalmente la procura apre un'indagine, praticamente un'indagine per, nei confronti di ignoti per omicidio o suicidio. Passano 2 anni, esattamente siamo nel novembre del 98, sempre nella zona dove è stato trovato 2 anni prima il cadavere di Fabio Rapalli, viene trovato un altro cadavere. Si tratta di Roberto Bossi, un autotrasportatore, indovinate di dove? Di Castel San Giovanni, provincia di Piacenza. Abbiamo già sentito questo nome. Roberto Bossi era, abbiamo detto, un autotrasportatore di Castel San Giovanni, e abbiamo detto che viene trovato il cadavere, il suo cadavere, proprio sempre nella zona dove è stato ritrovato 2 anni prima il cadavere di Rapalli. Iniziano le coincidenze. L'autopsia stabilisce che la causa del decesso è dovuta a ingestione di soda caustica, ossia praticamente la procura sostiene, chiude il caso come suicidio. Ulteriori indagini poi danno sviluppi molto molto interessanti a fini investigativi. Praticamente i due, Rapalli e Bossi, si conoscevano, e sempre dopo ulteriori accertamenti e indagini, entrambi frequentavano una setta satanica che praticavano riti dedicati a Satana. Dopo qualche giorno, praticamente, una perquisizione all'interno di una chiesa sconsacrata risalente al XVI secolo in località Camposanto Vecchia, vengono rinvenuti degli oggetti usati che fanno pensare a riti esoterici di stampo satanico. Questa località si trova sempre in provincia di Piacenza, vicino Castel San Giovanni, dove era Bossi. Bossi praticamente sarebbe stato, da ulteriori indagini, Bossi sarebbe stato un membro attivo, uno dei capi di questa setta. E secondo la famiglia, i familiari, veniva da una fortissima depressione e nutriva un interesse maniacale verso temi religiosi. Ulteriori indagini, si scopre che anche il Rapalli era membro della stessa setta di cui Bossi era uno dei leader. E secondo una ricostruzione, Rapalli era un iniziato, cioè era un nuovo entrato, e sarebbe stato
sottoposto a un rito iniziatico. Secondo il famoso investigatore privato Luca Venturini, che segue il caso ormai da 97, l'omicidio di Rapalli sarebbe stata la conseguenza di un rituale, come abbiamo detto, iniziatico a sfondo satanico, mediante il rito dell'impiccagione. Ricordate che trovò la corda, cioè che quando i cacciatori trovano la corda. Quindi questo è un caso, naturalmente è un caso ancora chiuso, un cold case, cioè nel senso archiviato, e non si conosce, cioè non si ha il colpevole. La particolarità del caso Rapalli Bossi è che la pista esoterica satanica è molto molto consistente, a differenza di anche altri fatti di cronaca più o meno recenti, che ad esempio il caso Aiare Gambirasio, quando un periodo si è sostenuto che sarebbe stata in anche una era in praticamente gli inquirenti non avevano escluso una pista esoterica, che poi però è andato tutto scemando per arrivare a nulla. Stesso caso di Castelluccio dei Sauri, dove Anna Maria Botticelli e Marina Lasica uccisero l'amica Nadia Roccia, pure un periodo si ventilò la pista satanica, però questo è il caso Rapalli Bossi. La pista esoterica satanica, come avevo detto, è molto molto forte, perché ci sono proprio delle tracce che fanno risalire a un rituale. Ora non si sa, si presume che potrebbe essere stato un incidente durante questo rituale, però insomma purtroppo ancora non si conosce il nome del responsabile o dei responsabili. Grazie dell'attenzione, un abbraccio a tutti e una buona giornata. Salve, ciao ciao. Bene, spero che questo argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.